Il derby salvezza lascia tutto come prima o quasi. Per la Vispesaro niente balzo in avanti, mentre il Fano, che ci prova di più, molto di più, specie nella ripresa, rimanda ancora una volta all'appuntamento con la prima vittoria stagionale, nonostante nel finale si illuda con il gol annullato al capitano Carpani. Biancorossi adesso quintultimi, appena dentro i play-out. Granata sempre in coda alla classifica, ma mercoledì al Mancini c'è il recupero con Legnano. Dunque il derby numero 101 al Benelli. Di Donato sceglie Stramaccioni al posto di Leli in difesa, in attacco torna Lazzari, destro inserisce Brero e Zigrossi e dà fiducia dal primo minuto a Ferrara. Subito la Vis con il tentativo di Cannavò. Poi ecco il Fano con Paolini che cerca Barbuti, ma Bastianello esce coi pugni. Di nuovo i biancorossi con il colpo di testa di Cannavò bloccato da Meli. Dopo squadre ancora più imprecise sotto porta, intanto alla mezz'ora Di Donato perde Giraudo dentro Leli. Anche nel secondo tempo ritmi bassi e poche emozioni. Il Fano, che ha bisogno assoluto di una vittoria, fa la partita ma non riesce a sfondare. Marino ci prova dal limite, Bastianello è attento. A ruota il tiro cross di Carpani smanacciato dal portiere di casa. L'Alma insiste e ritenta dalla distanza col solito Marino. All'84esimo il gol di Carpani, che devia una punizione granata. L'arbitro però annulla per fuorigioco. Finisce 0-0 dopo 9 minuti di recupero, punto che serve a poco alla Vis e quasi a niente al Fano.